Marco Bentivogli, segretario della FIM-CISL, dei meccanici della CISL, è ospite anche lui della tradizione di How We Can Govern Europe. Noi oggi abbiamo parlato di Europa, di digitalizzazione, di innovazione e dei rapporti con Bruxelles, in un momento in cui questi rapporti sono quello che sono. Innanzitutto volevo chiederle una sua valutazione del momento attuale che viviamo. Il momento attuale è purtroppo un momento che riguarda solamente il nostro paese di difficoltà. Le precedenti crisi sono state di carattere internazionale, per cui questa è assolutamente autoprodotta, è una crisi made in Italy dovuta alla politica italiana e alle scelte del governo, invece di stare dentro le regole dell'Europa, di violarle, tra l'altro non per investimenti, non per il digitale, ma di violarle per cercare di utilizzare la spesa pubblica per assistenzialismo e per scopi elettoralistici. È chiaro che questo non è tollerato dal resto d'Europa, a partire proprio dagli alleati di questo governo, che sono quelli in prima fila che non accettano questo tipo di risposte e questo tipo di politiche. Sostanzialmente la tecnologia, l'innovazione tecnologica fa bene al lavoro, fa bene all'occupazione, il contrario di quello che si dice nella vulgata di questa fase storica, è la mancanza di tecnologia che distrugge l'occupazione. La tecnologia, anche quella più disruptive, ha un periodo di tempo entro cui fa costruire altri lavori nuovi, cancellando quelli vecchi. Questo periodo di tempo dipende dalla capacità di un sistema di anticipare questi cambiamenti. Più un paese, un sistema paese si prepara a questi cambiamenti, e più questo intervallo di tempo sarà ridotto e il saldo dell'occupazione sarà positivo. Abbiamo chiesto anche ad altri relatori, forse una domanda un po', diciamo, con l'accetta. L'innovazione è buona, è cattiva? Esiste una buona innovazione? Esiste una cattiva innovazione? La tecnologia non è oggettiva, l'innovazione tecnologica porta con sé i valori di chi la progetta, per cui dipende da quelle che sono le finalità e quelli che sono i contenuti della tecnologia stessa, per cui di per sé non si può dare un giudizio di questo tipo. Di sicuro tutte le imprese che non ricorrono all'innovazione vanno indietro, perdono occupazione, perdono fatturato, perdono utili e si vede chiaramente il livello anche di benessere o di malessere organizzativo lavorativo a partire dalla condizione dei lavoratori. È una condizione che scontiamo anche sul fronte internazionale. Assolutamente sì, da questo punto di vista l'Europa può essere un grandissimo valore. Noi abbiamo realizzato come paese un saldo della bilancia commerciale assolutamente positivo grazie a quel triangolo di paese, quell'area geografica che è tra Milano, Treviso e Bologna, che ha un livello di esportazioni che non aveva prima della crisi e che corre molto più di prima. E il guaio è che quest'area sta rallentando e permanendo un dualismo fortissimo con le altre aree del paese, in particolare del sud, che non si sono agganciate all'innovazione, alla ripresa. Per cui è assolutamente importante invece ripensare anche e completare l'Europa con la capacità di prevedere politiche industriali continentali che possono essere quelle che ci liberano anche dal gioco in cui siamo tra Russia, Cina e Stati Uniti.